Paraloop è una borgata alpina a 1400 metri in Vallestura che la Fondazione ha recuperato e ha rigenerato in un nuovo centro culturale alpino. È un luogo che la Fondazione ha scelto di rigenerare perché qui 200 giovani dell'età media di 20 anni si sono riuniti da diverse parti d'Italia per lottare per la democrazia, per la libertà del nostro paese dal nazifascismo. Oggi Paraloop ospita 6 studenti del progetto UNITA, un progetto di Rural Mobility dell'Università di Torino. Le progettualità sono le più disparate. Si va dall'accompagnamento dell'attività del pastore al pascolo con le capre per la filiera casearia che ospitiamo qui in borgata, alla catalogazione dei libri per il fondo della biblioteca della borgata, al progetto di diffusione di un documento di posizionamento per l'empowerment delle donne di montagna, fino a esperienze di brainstorming sulla digitalizzazione dell'esperienza di public caring del Museo dei Racconti di Paraloop. Buongiorno, my name is Noor and I'm a 24 years old Lebanese student at UNITO. I chose to come to Borgata Paraloop with UNITA, with UNITA program, because I study international cooperation. So I'm really interested in development and cooperation between countries. And I had many expectations and they were all achieved in here, in this mobility, in this rural mobility. Io sono Carlo. Frequento il terzo anno all'Università di Torino. Ho partecipato a questo progetto perché speravo, come poi si è dimostrato, di poter conoscere nuove persone, nuove culture, nuove realtà. Il progetto UNITA è un'opportunità straordinaria per un posto come Paraloop, perché ospitare studentesse e studenti che provengono da diversi contesti internazionali è un privilegio, è un'opportunità grande, perché ci permette di aprirci, di confrontarci con contesti e con formazioni diverse, nello spirito che è proprio di Paraloop, che è uno spirito in cui si è fatto di questo luogo un laboratorio di cambiamento e un po' di rivoluzione. Siamo venuti qui a Paraloop per un incontro più che una lezione con i ragazzi della Rural Mobility e abbiamo parlato del calendario civile europeo. Il calendario civile europeo è una parte di un progetto che si sta così svolgendo all'interno del World Package 7 di UNITA. Il World Package 7 riguarda la cittadinanza, quindi quello a cui stiamo lavorando è costruire un calendario, una conoscenza condivisa su questi temi e con i ragazzi stiamo lavorando a individuare altre date dei loro paesi, in particolare Francia e Spagna, per poterlo arricchire. Questo evento qui oggi ha un particolare significato perché la Costituzione della Repubblica Italiana nasce dagli ideali della Resistenza, nasce anche grazie alla lotta partigiana, come ci ricorda Calamandrei, e anche perché Duccio Galimberti, che è stato uno dei membri del comando della Banda Italia Libera che a Paraloop aveva sede, aveva scritto con Antonino Repaci un manifesto della Costituzione del federalismo europeo, quindi era stato un pioniere nell'immaginare un'idea di Europa. Yes, it was really interesting because the connection between Lebanon and Europe was very, let's say, broad and it wasn't very direct or clear. But then when we wrote the dates down, I found out that we had many similarities in our history and that was a very enlightening point. And getting to listen and to know more about the European history and how the EU was created, with what goals, how it deviated from that goals to what we can see today, it was very interesting. So yeah, I'm really glad I came here and I'm looking forward for the next activities.